Ciao a tutte ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi insieme andremo a realizzare l'effetto marmo, effetto stone, effetto pietra, insomma chiamatelo un po' come volete. Lo andremo a realizzare insieme con i prodotti, con i semi permanenti della Femme. Allora, iniziamo subito. Io ho una tip bianca, voi fate la base dell'unghia bianca. Prima di fare questo effetto, allora cosa faccio? Prendo i miei semi permanenti, ne metto un po' su un piatto, su una superficie, insomma, oppure sul retro delle cartine, con la carta che vi rimane una volta staccate le cartine. Vado a mettere un po' di colori. Io sto utilizzando il Ho messo prima l'H102, adesso l'H170. Prima ho messo l'H102. Adesso metto l'H156. Vado a mettere un po' di H245, che è un bel blu brillantinato. Lo prendo con la punta dello spot, ne prendo un po', lo vado a mettere qui in mezzo, poi pulisco lo spot e vado ad aggiungere un goccino di bianco, di semipermanente bianco. Adesso, sempre con lo spot, do una mischiata, così proprio veloce. E cosa faccio? Prima di applicarlo sulla mia tip, voi avete già fatto la base bianca, vado ad applicare un top. Io userò questo senza dispersione, sempre della Femme. Faccio una passata a smalto normale. E senza andare in lampada, con questo pennello per le sfumature, un qualsiasi pennello che comunque abbia la punta sottile, vado a prendere il gel, il semipermanente. Mi appoggio qui e scendo piano piano. Mentre scendo, alzo il pennello così. Prendo l'altro colore, questa volta inizio da sotto. Inizio così. Piano piano mi stringo. Vedete che bello? L'effetto è molto molto bello. Fatto questo, vado in lampada 30 secondi. Nel frattempo mi pulisco il pennello, così poi facciamo un altro esempio. Pulisco anche qui. Una volta fuori dalla lampada, vado a sigillare. Aspettiamo i 30 secondi. Ok. E adesso sigillo. Come vedete, l'effetto è molto bello. A 60 secondi in lampada. Adesso facciamo un altro esempio, mi raccomando, sempre la base bianca, utilizzeremo gli stessi colori, però li mettiamo in ordine diverso. Allora inizio con questo più chiaro, con l'H156.
vado a mettere l'H245 al blu brillantinato. Metterò l'H170. Un goccio di bianco, questa volta l'H102 non lo metto. Nel frattempo, vedete che appena fatto. Queste ragazze sono state realizzate con gli stessi colmi permanenti. Adesso facciamo anche quest'altra e poi ve le faccio vedere tutte. Do una mischiata ai colori. Faccio usata di stop. Passata smalto di sigillante senza andare in lampada, prendo pure con il mio pennello. In questo modo ecco, lo tiro anche qui sopra. E vado in lampada 30 secondi. Se non mi piace da qualche parte lo sistemo. Vado in lampada 30 secondi sempre. Dopo 30 secondi sigillo, sempre con il mio top senza dispersione, il no, no stop color, no wipe, e arrivato in lampada 60 secondi. Vi mostro il risultato finale. Come vedete, con gli stessi colori ho ottenuto risultati diversi in base a come ho messo i colori, ho mischiato i colori. Vedete che belle? Spero riusciate a vedere bene i colori. Allora, ragazze, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico nuovi video, seguitemi su Instagram, su Facebook se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Grazie a tutti, un bacione. Ciao ciao!